Servizio offerto da Via Vai, nuovo bar-ristorante sulle colline di Dozza e Emiliana Restauri. Settembre 2013, ritorna l'appuntamento con la Biennale del Muro Dipinto ad Ozza in provincia di Bologna. La rassegna è arrivata alla 24esima edizione. Sì, 24esima edizione, essendo una biennale, sono quasi 60 anni che si fa questa iniziativa, è importante. Dagli anni 60, dal 1960 ad oggi c'è sempre stato questo evento che ormai per Dozza è diventato un'identità forte. Che importanza ha infatti questo evento per la città? Ma è proprio questo, il fatto che essendo un'identità forte è diventato il punto di attrazione e di identificazione, in quanto è una mostra all'aperto, permanente, di opere d'arte, quindi un fatto unico e che viene valutato positivamente dalle persone e quindi dai turisti. È un fatto che porta flussi turistici importanti da tutto il mondo. Una mostra a cielo aperto tutto l'anno. Il Comune di Dozza continua quindi a investire sulla cultura. Ma certo, noi investiamo sulla cultura e sull'offerta culturale originale, perché questo ci permette di avere dei flussi turistici, flussi di persone che vengono nel borgo e che portano un indotto per le attività specifiche a sostegno di questo tipo di persone che vengono anche, come dicevo, da territori molto lontani. E alla fine, in momenti di crisi come questo, questi sono risorse importanti. È un modello di sviluppo importante che possiamo anche esportare o proporre come alternativa ai giorni odierni. I dati infatti che sono stati rilevati da quello che è il circuito dei borghi più belli d'Italia sono veramente molto positivi, quindi è proprio provato che investire nella cultura funziona. Sì, sì, sono risorse importantissime, sono equivalenti a manovre finanziarie per un governo. È chiaro che ci sono aree, paesi molto più importanti del nostro, ma il nostro ha una stima di più di 200.000 persone all'anno che vengono continuativamente, quindi che sono qui presenti tutte le giornate dell'anno e permettono alle attività commerciali specifiche di sostenersi. E proprio per incentivare la fruizione, la conoscenza di quello che è il muro dipinto e la sua storia è stata realizzata per quest'anno una novità, un'applicazione per gli smartphone. Ma sì, bisogna rimanere al passo coi tempi, per rimanere al passo coi tempi e dare una risposta alle persone che vengono, partecipano, vogliono venire a vedere e visitare il muro, è appunto stata realizzata un'applicazione per gli smartphone e per i tablet, che permette, essendo georeferenziata, di individuare ogni singolo dipinto lungo le vie del borgo ed avere anche la storia dell'artista, del dipinto stesso e tutta una serie di altre informazioni sul borgo che presumiamo siano importanti. Ha un costo questa applicazione? No, questa applicazione è del tutto gratuita e quindi ci auguriamo che sia un veicolo di promozione e anche di attrazione per il nostro borgo e nel futuro significativo. La Biennale è organizzata dal Comune di Dozza e dalla Fondazione Città d'Arte. Sì, la Fondazione Dozza Città d'Arte è impegnata in varie iniziative all'interno di questo comune così prezioso, così artisticamente ricco, e quindi lavora insieme ovviamente all'amministrazione comunale. In particolare la Biennale è un po' il fiore all'occhiello, visto che è la 24esima edizione e quindi sono tantissimi anni, ormai quasi 60 anni, che si ripete questa manifestazione. Dimostrazione di un coraggio di antichi amministratori che per la prima volta entrarono all'interno di un discorso di partecipazione dei cittadini direttamente alla tutela del loro patrimonio. Questo è l'aspetto forse da risottolineare con forza, perché sta qui un po' il segreto di un futuro che deve vedere non solo a Dozza, Dozza ne è un esempio piccolo ma estremamente importante di un rapporto diretto che ci deve essere delle
persone che vivono in un determinato ambiente, che operano dentro un determinato territorio, con i beni artistici, i beni culturali, i beni paesaggistici di questo territorio. Sentirli loro è l'unica strada che esiste per far sì che vi sia davvero una valorizzazione per il futuro di questi beni, altrimenti gli interventi dall'esterno, gli interventi dei poteri pubblici, gli interventi in qualche modo che non coinvolgano con la partecipazione dei cittadini resteranno sterili, saranno momentanei e non avranno certo quella forza che il muro dipinto nei suoi 60 anni di vita ha avuto. Anche quest'anno il Mambo, il Museo d'Arte Moderna di Bologna, collabora in qualità di partner scientifico. Quale impostazione avete scelto di dare? Ma io come direttrice artistica dal 2009 ho tentato di portare, diciamo, quella che è la mia visione del concetto di opera d'arte in questo nuovo millennio attraverso anche l'utilizzo dei muri in esterno. La Biennale Toscanella e Dozza in questo caso, quindi anche l'estensione nel paese sottostante mi ha permesso e ci ha permesso di poter ragionare su differenti forme artistiche, quindi l'impostazione è sicuramente ragionare su quelle che sono le possibilità espressive attuali a 360 gradi. Infatti è stata fatta proprio un taglio differente tra quello che è il borgo antico di Dozza e invece il borgo nuovo di Toscanella. È stato pensato in questo modo, come dici giustamente tu, innanzitutto per rispetto a quella che è la tradizione storica della Biennale del Muro Dipinto nella parte di Dozza, non che a Toscanella ci siano artisti di valore differente, ma proprio la struttura architettonica, urbanistica del borgo si prestava per determinati tipi di interventi. Cose invece molto diverse e forse più anche sperimentali si potevano fare nei muri, nei palazzi, che ovviamente hanno una storia molto più recente di Toscanella. È stata riproposta dopo il successo dell'anno scorso anche la sessione notturna. Quella è stata una grande sfida che abbiamo pensato, abbiamo accettato con il partner che ci ha sponsorizzato insieme a Patrizia Grandi. 2 anni fa abbiamo notato che le belle serate ci permettevano comunque di optare per un lavoro in notturno che è un regalo e un omaggio ai visitatori, perché in realtà per gli autori è molto difficile lavorare con i fari puntati sul colore che ovviamente dà dei riflessi completamente diversi. Quindi gli artisti hanno sempre fatto un po' di fatica a lavorare in notturna, ma questo ha creato un rapporto con la cittadinanza e con i visitatori estemporanei o comunque abituali in quell'occasione particolare. Quindi quest'anno l'abbiamo assolutamente ripetuta e credo che sia venuta altrettanto bene. Ecco. Sono 4 italiani e 1 straniero gli artisti che ci sono esibiti all'interno del programma del Muro Dipinto. Da Dozza c'è Andrea Sala, Simone Berti e lo straniero Alexei Naumovs che ritorna dopo, se non sbaglio, dal 95, insomma realizzò l'opera nel 95, poi l'opera accidentalmente per quanto riguarda gli agenti atmosferici è stata distrutta per la gelata di qualche anno fa e c'è stata la possibile occasione di poterlo richiamare e lui si è compiaciuto del fatto che voleva assolutamente tornare. Giù invece abbiamo Max che è assolutamente italiano e Tellas che è assolutamente italiano, quindi abbiamo uno straniero solo. Sì. I nomi però, soprattutto gli acronimi e in qualche modo così i soprannomi possono tradire. Possono andare un po' in confusione. Esattamente. Tra le tante iniziative collaterali che arricchiscono il programma del Muro Dipinto troviamo all'interno della Pinacoteca della Rocca di Dozza la mostra inaugurata 60 anni Muri Dipinti, alle origini del Muro Dipinto. Com'è nata la mostra? La mostra è nata dall'idea che andasse approfondito il primo periodo glorioso di nascita della Biennale, siamo appunto nel 1960 quando nasce, e quindi abbiamo voluto studiare tutti i materiali che avevamo a disposizione, sia di tipo archivistico, in particolare i materiali fotografici, un documento filmato del 1965 e metterli in relazione coi bozzetti del muro dipinto, perché gli artisti, oltre a realizzare gli affreschi, hanno sempre realizzato dei bozzetti, quindi le opere in piccole dimensioni che sono conservate all'interno del Museo della Rocca, e creare così un percorso di quelli che erano stati i muri dipinti negli anni 60, di cui una larga parte è andata o ormai non è più visibile. Fino a quando resterà accessibile la mostra? La mostra è aperta fino alla fine di gennaio, esattamente il 26 gennaio 2014. Tra le tante attività della Fondazione è prevista anche la presentazione del restauro della loggia aperta al primo piano della loggia.
Sì, è un restauro che abbiamo realizzato come museo con il contributo, anzi il sostegno finanziario dell'Istituto Beni Culturali all'interno della legge 18 dei musei, e quindi è un lavoro che è stato condotto lo scorso anno e che presentiamo quest'anno proprio perché sono antichi muri dipinti e in qualche modo evocano questo legame tra il presente e il passato. È una loggia con una decorazione manieristica che abbiamo riportato alla luce e che è un elemento poi non così diffuso, perché le logge aperte per problemi di deterioramenti legati agli agenti atmosferici non facilmente si conservavano. Servizio offerto da Via Vai, nuovo bar-ristorante sulle colline di Dozza, e Emiliana Restauri.